Salve e benvenuti in questo tutorial su Photoshop. Oggi vediamo come muovere lo sfondo dall'immagine. Uno tutorial su come rimuovere lo sfondo è più semplice. Ci sono altre utilizzare tecniche più complesse per problemi un po' particolari. Comunque, iniziamo a vedere questa foto di Eva Mendes, sulla quale può andare a sopporre la foto di Jessica Biel. Allora, con selezionare la foto di Jessica Biel e premere il tasto Q. Vediamo, questo creerà Rack Mask, veloce, e adesso poi il Brush Tool, poi cominceremo a lavorare sia da te, andiamo a creare la dimensione giusta della brush, della spazzola, con le parentesi quadre, e poi iniziamo a colorare all'interno. Allora, volete il vostro primary color, il colore primario nero. Quindi selezioniamo colori, poi andiamo, iniziamo a fare questo lavoro all'interno della figura, colorandola, andando a identificare la zona della maschera precisamente, e con una dimensione di questa spazzolina piuttosto grande, e poi andiamo a fare la stessa cosa con una spazzolina più piccola. Per quanto riguarda i capelli, possiamo non essere molto precisi in questa fase, perché poi andremo a utilizzare un altro strumento per identificare bene i capelli. Allora, due piccoli consigli per fare questa cosa in maniera un po' più precisa: ridimensioniamo il brush tool, la spazzolina, e andiamo a zoomare meglio per vedere più in particolare la zona, e diamo 80% di hardness, di durezza, per poter ottimizzare questa operazione. Diciamo criterio, dobbiamo cercare precisione laddove sono delle linee ben nette, ben definite, per poter ottimizzare questa prestazione. Se per caso in cui la parte della testa, del collo più precisamente, non fosse coperta dai capelli, dovremmo andare con la stessa attenzione anche su quella parte del collo. Poi, una volta che abbiamo finito questa operazione di mascheramento dell'immagine, possiamo andare a cliccare sul tasto Q una volta che la maschera è completa, per metterla in evidenza e quindi andare a togliere quello che era la parte circostante. Quindi andiamo sulla sezione Layers, che praticamente sono i vari strati, facciamo un doppio sul background, e quindi la forma in uno strato, in uno dei fogli che andiamo a utilizzare. Una volta fatta questa operazione qui, abbiamo tolto la parte al di fuori della maschera che abbiamo creato. Come vedete, ci sono ancora delle parti bianche, noi abbiamo il cappellino, opzione background, cioè lo sfondo. Andiamo ad assicurarci che le caratteristiche di set che sono siano tone della parte dei colori sullo strato che è superiore. E la tolleranza attorno al 50% e che sia discontinuità, credo che si dica. Adesso andremo a vedere come opera questo cancellino che toglie lo sfondo. Una caratteristica importante è che c'è un tetto con una croce nel mezzo. Quella croce servirà ad identificare il colore che toglie e quindi a togliere solo tenendo tutto il resto. Come questa è un'azione dove si può utilizzare questo strumento semplicemente per il fatto che il mondo è molto uniforme, mantiene lo stesso colore, quindi si può identificare quel colore e togliere il resto. Questa è la pice per togliere il fondo in specifico. Ci sono altre difficoltà, poi sullo sfondo non è uniforme, ci sono altri due tutorial su quei problemi. Una volta che cominciare la lancetta alto sul pannello degli elementi e per trascinare questa immagine sopra l'altro, controllo E per portare l'immagine, e quindi adesso abbiamo